Questo è sospetto. Accidenti! Un autentico fucile carminio caricato con proiettili benedetti! Come cazzo fa ad averne uno? Perché non lo chiedi a me, piccoletto? Merda! Perché hai uno di questi? Sentiamo! Sai che questo tipo di armi possano uccidere? I demoni reali? Sì, quelli. Esatto. È proprio quello il punto. Ok. Beh, sono relativamente preoccupato dalla tua possessione di questa. Ma sono anche contento di sapere che il mio astio verso di te era valido! Sapete, vi ucciderei entrambi, ma se non lo faccio avrò più potere sul vostro capo. E poi non vale la pena che mi sporchi le mani per voi insetti. Millie! Oh, Satana! Moxie, sto bene! Ho affrontato di peggio durante il lancio dei fieri al matrimonio di mio fratello. Ma ho preso quel fottuto bouquet e ne è valsa fottutamente la pena! Devi solo uscire di qui e prendere a calci quel maledetto succhiacazzi per me. Ma io non posso batterlo. Non sono abbastanza forte. Non con le tue mani, tesoro. Usa quello che sai usare. Non sono bravo con le mani. Oh, certo. Sì, sì. Probabilmente avrei dovuto usarla prima, eh? Ti amo, ma porca puttana! Miei cari plebei del girone dell'ira, io, Stolas dell'arte Goetia, col presente atto maledico il raccolto di quest'anno, col bagliore della luna del raccolto! Perdona la domanda, ma che stai facendo? Blitz! Pensavo fossi ancora tra la folla! Pensavi davvero che sarei rimasto con un paio di contadini a guardare un gufo arrapato che vuole il mio cazzo? Oh, sembri deluso da me ora. Beh, sai com'è? Non mi sta granché bene che un mio possibile impiegato voglia uccidere il mio unico biglietto per il mondo dei vivi. Blitz, andiamo! Sai che noi due siamo superiori alla maggior parte dei nostri simili. Sei così impegnato a succhiare il cazzo a uno schifoso e pomposo Goetia solo per sgattaiolare in superficie in cerca di avanzi e lavoro per peccatori migliori a cui non importa nulla di chi sei quando potresti uccidere gli Overlords. Perché perdere tempo dietro un business che ti si sta ritorcendo contro quando potresti far coppia con me e ammazzare l'inammazzabile? Iniziando da colui che ti tratta come un giocattolo. Ecco, ora ce l'ho duro. Potremmo essere gli esseri più pericolosi dell'inferno. Forza. Wow, certo che tu ci sai fare con le parole, cazzo. Ho fatto pratica. Sai che c'è? Fanculo, ci sto. Ce ne hai messo di tempo, Moxie? Avresti dovuto vedere la tua faccia da cazzone. Wow, ok, sì, tusce. Tu, brutto scopamaiali! Voi imbecilli avete perso il vantaggio subito, eh? Ha! Mi sa che hai dimenticato un dettaglio, stronzo! No, ma porca troia, Luna! È davvero un peccato, Blitz. Saremmo stati una grande squadra. Ah beh. Nei tuoi sogni bagnati, brutto scassamaroni di sto cazzo!
penso che sia imbarazzante che tu abbia sprecato il tuo potenziale contando su dei deboli e piccoli. Ma vuoi finire quella fottuta frase? Socio? Parassiti! Chi è il debole ora? Eccomi, ci sono! Forse mi prenderai la prossima volta, Blizzy. Non posso credere che tu ti sia fatta intrappolare e non ti abbiamo insegnato meglio di così. Ho visto tutto rosso, mamma, e lui era troppo sfuggente. Sono scuse, tu sei meglio di così, Mildred. Sapete, lei mi ha protetto. E forse non sarà una testa di cazzo forzuta, ma Miglia ha abbastanza forza per tutti e due. Voi due ve la state prendendo perché siamo stati feriti da uno psicopatico che avete assunto voi. Dovreste vergognarvi. No, guardati, Moxie, parli proprio come un bimbo grande col tuo cazzo enorme. Wow, è annuito! Non aveva mai riconosciuto il tuo contributo prima. Quindi è tipo un progresso? Ho fallito nell'uccidere l'obiettivo al festival. Ma non si preoccupi, signora. Non succederà ancora. Sarà meglio! Voglio quel bastardo traditore morto! Non mi interessa chi devi affrontare! Tu fallo e basta! Eh? Capito. Lo prenderò la prossima volta.